Rimessa dal fondo per il portiere, passo ai difensori, prova centrale, c'ha l'occasione, c'ha l'uomo sulla fascia, vede la porta, ci prova da lontano, di poco sopra la traversa. Questi due si possono muovere in tutto questo campo, basta che non vanno all'interno della zona rossa e non possono superare il centrocampo. Non è un gioco da fermi, ci sono delle aree chiuse, ma i ragazzi si possono muovere e poi porta molto a passarsi la palla, a collaborare, quindi comunque questo crea un clima di amicizia e possiamo dire anche proprio di serenità, cioè ce n'è veramente in questo momento, ce n'è tanto bisogno. Allora, ci sono due squadre, come diciamo nel calcio normale. In ogni squadra ci sono tre attaccanti che si possono appunto muovere solamente in queste zone qua, queste rosse qua. La squadra opposta, che è quella blu ad esempio qua, deve diciamo difendere i passaggi che fanno la squadra nera. Passano e poi dopo la squadra nera può tirare provando a far gol alla fine. Qui facciamo dei corsi per operatore termoidraulico e operatore del legno, quindi insegniamo ai ragazzi un lavoro e cerchiamo di appunto inserirli nel mondo del lavoro. Spesso si tratta di ragazzi che vengono diciamo da percorsi che non sono andati proprio benissimo nella scuola e che sono magari più predisposti per un lavoro manuale. Con l'arrivo del Covid, come in tutte le scuole, è arrivata la didattica a distanza, noi tutta la didattica la facciamo a distanza, facciamo in presenza i laboratori. Nelle giornate di laboratorio facciamo dalla mattina alla sera, perché comunque i ragazzi li vogliamo abituare agli orari del lavoro. E di solito facciamo un momento, o prima o dopo le lezioni, in cui si gioca e si sta insieme. Ovviamente con tutte le normative che sono uscite, a un certo punto non si poteva più far nulla. E noi ci siamo trovati col cortile vuoto, i ragazzi che andavano magari a nascondersi dietro l'angolo per fumare, quelli col cellulare, silenzio, che per noi è veramente una cosa tristissima. I ragazzi stavano strippando, come si dice a Bologna, venivano a chiedere: ci date la palla, possiamo giocare? E dovevamo inventarci qualcosa per permettergli di stare in contatto, di socializzare, di stare insieme senza avere il contatto fisico, riducendo, anzi eliminando al massimo tutti i rischi, stando all'aria aperta, a distanza, però dando la possibilità di poter stare in contatto, di poter socializzare, di poter fraternizzare, di stare in amicizia. E speriamo che questa possa essere una piccola luce, una piccola, diciamo, un piccolo passaparola che arrivi anche in altri centri, in altre scuole, in altre situazioni del genere. In pratica è come giocare al calcio normale, solamente con i distanziamenti. E ogni giocatore deve stare nella propria area, dove può muoversi liberamente, però da quell'area non può uscire. E quelle gialle sono quelle per gli idraulici e quelle rosse sono quelle dei falegnami. Ah, perché giocate falegnami, sì, contro idraulici? Sì. C'è una grande rivalità tra di noi. Adesso stanno attaccando gli idraulici, perché la palla è di là. E l'area gialla sono quelle dei droci. Adesso hanno preso la palla di falegnami. E lui invece deve stare solo in questo triangolo. Solo in questo triangolo, non si può muovere da lì. Ovviamente in sto periodo non possiamo stare attaccati. Quindi così va più che bene. Almeno questo è un modo di giocare. Questo gioco, secondo noi, rappresenta anche una forma di resilienza. È già un anno, chissà quanto durerà. Quindi non è che possiamo stare qui con le mani in mano ad aspettare mentre i ragazzi soffrono, non vanno a scuola, non si incontrano, perché rischiamo di mandare a quel paese una generazione intera. Quindi questo gioco, certo, non è il calcio, però non è neanche stare chiusi in casa. È comunque per mettere i ragazzi di stare in contatto, di stare insieme e di socializzare. Quindi mascherina e aria aperta, il massimo della sicurezza. Ci teniamo tantissimo alla sicurezza dei ragazzi e delle famiglie, però ci teniamo anche alla salute mentale e affettiva e relazionale dei ragazzi, perché la salute è anche questo, è anche stare bene con gli altri, stare bene con se stessi, stare in un mondo dove hai un po' di speranza.